Basta satir, basta con le cazzate. Ciao a tutti ragazzi, io sono Pruitz e benvenuti in una nuova parte di Amnesia, per preciso la parte 6. Siamo sempre qui con Satir. Buongiorno a tutti. Quest'oggi c'è un tempo buono, c'è una buona temperatura fuori, anche se in casa mia fa freddo, anche perché ho chiuso tutte le finestre e i termosifoni sono isolati perché ho chiuso tutte le porte. E io sono stato a casa da scuola perché i caloriferi erano spenti. E io sono stato a casa da scuola perché i pullman non passavano. Comunque, dai, procediamo con la parte 6 e non parliamo di cazzate. Ok, allora, adesso dove andiamo? A destra o a sinistra? Ormai abbiamo visto quasi tutte le porte. Eh no, dobbiamo andare sopra, non quasi tutte, abbiamo viste tutte le porte, dobbiamo andare sopra. Sopra quale? Sopra le scale. Giusto, è vero, però andiamo a quella a destra, perché sa che la chiave si deve usare su quella a destra. Quella a destra, east... Sì, la chiave... east, quindi sì. No, questa è west, io sono andato west. Ah, ho sbagliato, sono andato a sinistra, lol, sono un coglione io. Ah, sei andato a sinistra, è bravo, bravo, bravo. Aspetta, bravo. Aspetta, torno indietro appena finisce il caricamento, lol. East wing, eccolo qua. No object use. Ah, eccolo qua. Oh, aspetta, mi dai, che ho fatto una cazzata. No, e io non sono ancora. Satri, ti anticipo che a west c'è già un altro corridoio con le luci spente. Non entrare nella west, devi entrare nella Ho sbagliato. Sto arrivando. I kill you with a shoes. No, però ti anticipo che la parte 7, quando faremo la west, non sarà molto bella, perché ho che visto pare, già... altri corridoi. Ho visto un corridoio scuro. Anche nella est ci sono. Boh, non lo so, io entro adesso nella est. Ok, allora, prepariamo. Cazzo di pesce morto. Allora. E ora iniziano a tremare le mani. No, bene, esageriamo. La parte 5 ci siamo spaventati, però, Sì. Fin troppo. No, un altro corridoio. Vaffanculo. Mi hai fatto pigliare un colpo. Io non ho ancora. E poi c'era pure la musichetta. Quella sì, così. Quella sembra un fantasma. E io non ho ancora la lanterna, Cristo di un Dio. Come faccio? Ti dirò io. Dai, scegli una porta, destra o sinistra, forza. Sinistra. Che bella stanzetta di Winnie the Pooh. La mia sanità mentale sta andando a puttane. Yeah. Oh, io la olio, che... Cristo Dio. Vediamo se ce n'è altro. Dove? Where? How you mean why? Sulla scrivania. Armadio. God damn it. Apriamo i cassetti, non c'è niente. Apriamo i cassetti, non c'è niente. Apriamo questo cassetto e anche questo cassetto, non c'è niente. Allora, vediamo un po' se c'è qualcos'altro da prendere qua. C'è un speriamo canamaio, di mangio. Ah, mi tremano le mani, non riesco ad aprire le cose. Ah, c'è una cassettiera, però vediamo se c'è qualcosa. Allora, sul letto c'è. Aspetta. What's happening? Mi pare di aver sentito un verso, sai. Io sento ps. Io sento un quadro da levare, c'è un quadro da levare. Lol, mi sono nascosto nelle mani perché sto già avendo caga. Piccato perché voglio ricaricare la lanterna. Yay, c'è una chiave. Aspetta che chiudo la porta per sicurezza. Io chiudo la porta per sicurezza. Ah, ma ha preso bratolo di vetro, sono un coglione. Io prendo la chiave dietro al coso. Eccolo. What? Adesso sfondere la porta, eccola. Beh, prendi la chiave. Ok, sono dentro l'armadio. E la chiave la prendi da dietro a una a un quadro. Devi levare un quadro di una stanza. Ok, allora lascio l'armadio aperto, no? Ah, sì, lascialo aperto, chiudi la porta. Porta chiusa, perfetto. E prendi la chiave. Ehi, belli capelli, non mi scoprirai mai. No, chiudo la porta. Ecco che arriva. Ma si mossi qua, c'hanno la tosse. Sì, veramente, il catarro. Arrivano, scatarriamo in giro. Sono scatarrosi.
Oh yes! Allora, vedi che poi c'è il tizio delle mentine con detto. Toh, il tizio di Rikyo con le mentine. Madonna, buona, sì, buona con... mentina. Con le mentine nell'occhio. Sì, ma la mia sanità sta andando a puttana. Aspetta che accendo un po' la lanterna. Ecco. Madonna, Rikyo che sfonda i muri con un pugno, ma cazzo. La musica. Davvero? A me no, io a me c'è ancora questo qua che sta camminando in giro per il. Ma no, per la stanza. Ok, è finita la canzone. Cioè, è finito il verso, quindi sarà finito anche l'inseguimento. Okay, la sanità mentale è crystal clear. Vabbè. Adesso dove si va? Oh, ragazzi, ho la sanità mentale a crystal clear e non uso trucchi, eh. Quindi... cos'è? Una nuova marca di detersivo, crystal clear. Lord. No, perché io ce l'ho in inglese. Allora, apriamo la seconda porta, la porta a destra. Sì. Un'altra stanza uguale a prima, ma che cazzo? Chiudo la porta, meglio. Per sicurezza. Sì, meglio sempre chiudere. C'è un altro qua. C'è una porta semiaperta. La vedi anche te una porta semiaperta? Sì, sì, certo che la vedo anch'io. Apro l'armadio, io già. Mi premunisco di roba. Ok. Apro i cassetti. Nel cassetto non c'è niente. Un po' di luce, niente. Va. Niente. Quindi non spreco la lanterna. Item. Illuminiamo sta stanza, va. Basta, io non spreco più la lanterna. Adesso, ad ora in poi, non uso più un cazzo. Nolle. Ok. Oh, un libro! Un libro che non c'era un cazzo. Sei entrato nella stanza, te? Sì. Quella... Ok. E la mia sanità sta andando lo stesso a puttane, figa. Ho acceso tutte le candele, Cristo. Stiamo c'è un cilindro magico dentro al cassetto, dentro la scrivania. Ok. Aspetta che... Allora, aspetta. Allora, dentro qui cosa c'è? Un libro, c'è un libro qui dentro. Aspetta che lo sfondo la vetrina con il libro. LOL. Aspetta, però c'è un... vedo che c'è un bel po'. Provo a vedere il cassettiere prima di tutto. C'è anche un forziere del tesoro. Con dentro olio, Cristo. E questa qua che è sempre utile, quella per accendere le candele. Ma che... ah, sei stato te. Sì, ho sentito... fatto apposta, LOL. Aspetta che... ci... ma che bello lanciare la Bibbia. Lettera. Sì, c'è una lettera e nel cassetto della scrivania, allora, con la lettera. Prendi la lettera e leggila. La leggo, va bene. Allora, il suo servitore SB marking regolo padre. What the fuck? Non so, ci vai patronali vuole. Regolarmente, vai avanti. Ah, vabbè, ma chi se ne fotte? Tanto questa è una lettera, è un racconto, è solo un matter del tempo che era... No, è un racconto, non serve un cazzo. Ok, calmati. C'è un cristallo magico da prendere? No. Sì, un cilindro, qual è quello che è? Ma preso. Tanto se lo guardi non fa niente. Ma tipo se... cioè, dici che arriva il bro, se lo prendo. No, lo guardi e c'è una schermata bianca. Una schermata bianca? Sì, con delle scritte. Allora, qui c'è olio e un coso. E un... ah, ho capito, l'ho toccato, sono un coglione. He was a trade... era un trattore. La sua testa era stata killata. Era un traditore. Spero che niente sarà sulla mia vita. Dopo molti anni sotto trattore, ho promesso che non finirò più contro i trattori. Ok, fine della lettera. Adesso arriva il bro. No, non credo. Aspetta, usciamo dalla porta e vediamo subito se arriva il bro. Usciamo anche dalla stanza. Arriva il bro? No. Il bro non arriva. Ok. Allora andiamo a sinistra dove ci sono quel mucchio di cassetti impilati. What? A sinistra nel corridoio? C'è un mucchio di cassetti levati. Okay. Ma dai, dove dentro ci sono? Dove dentro ci sono i cosi? Gli esche e gli acciarini. Dove? Aspetta, nel corridoio principale dici? Sì, sì. Ah, ok. E se no quale corridoio? Oh cazzo, c'è un corridoio lunghissimo. Odio i corridoi lunghissimi. Cazzo se li odio i corridoi lunghissimi, Cristo Dio. Dov'è che è a sinistra? A sinistra, lì c'è a sinistra del corridoio principale. A sinistra del corridoio principale. Si dirama in due direzioni. Okay. Sinistra e destra. A destra c'è un corridoio totalmente lungo, invece a sinistra ci sono dei cassetti. Sì, ho visto. Sì, sì, e poi prendi dei due scracciarini e basta, torni alla diramazione. Andiamo. Allora, al mio via percorriamo il lungo corridoio lungo. Da che parte? Sinistra o destra? A destra.
Ok. Pronto? Via. Ma c'è un armadio a destra. Lol. A destra c'è un armadio. Non c'è un cazzo adesso. Oh Cristo. Ah sì, a destra lì c'è un armadio. Ah, ma perché tu l'avevi già percorso il troll, sono un trollone. Dai là. Allora, oddio, ecco il mostro! Dov'è? Appena prendi l'escalacciarino. Ma che? Ma nell'armadio però. Appunto, nell'armadio io sono andato, lol. Cioè... sono andato nell'armadio, ho preso la scalacciarina e ho incominciato a seguirmi il bro. Ma da dove viene? Da boh. Io mi sono nascosto velocemente nell'armadio. Ok, allora. Appena prendi l'esca. Ecco. Oddio! Spengo tutto. Ah, ma c'è un po' di luce, perfetto. Ti prego, dimmi che non mi ha visto. Hey bro? Hey bro? Hey bro? Mi hai visto? Hey bro? Hey bro? Bro? Mentina, cazzo! Ah! Ah! È lì davanti all'alfo tutto armadio, Cristo Dio! Ma che facciamo? Aspettiamo che se ne vada via, sto pezzo di merda. Intanto racconterò di quando nei tempi remoti Spore parlava. No, scherzo. Appena Spore parlerà noi faremo il mega super speciale di... esatto, di Amnesia. Amnesia. Sarà una cosa molto speciale. Non appena Spore finalmente parlerà. Ma perché giocherà anche lui insieme a noi, ricordate. Triplo appuntamento con Dark Room, Amnesia, Custom Story, Spore, Satire e Pruitz. Aspettateci. Ora ti denuncio per pubblicità occulta, non scherzo, lol. Ah, spam. Ma allora, te ne vai via, te. Cazzo di... Sei andato via. Da me no. Qui... a me sì. Sta facendo la pipì sull'armadio. Vattene. La prossima volta sai cosa farò? Appena arriverà di nuovo un mostro mi ci fionderò addosso, lol. Sì, io quando nella parte 5 nell'inseguimento tu mi hai detto corri, vai verso l'Atrium. Sì, quello lì stava arrivando dritto verso di... io sono andato contro il mostro quasi. Poi... It is locked and will not open without a key. Allora non riesco a parlare. Without a key. Lol. Apriamolo con la key che abbiamo preso. Aspetta. Se n'è andato sto Cristo di mostro. Se non c'è più la musichetta, sì. Cioè, se non c'è più il verso, sì. Sì, è andato via. Allora, ascolta un momento. C'hai presente la chiave che hai preso da dietro al quadro? Sì. Bisogna usarla su quella porta lì. Ok, proprio vedo una cassettiera. No, nella cassettiera non c'è un bel cazzo. Però c'è un'esca. Vabbè, sì. Ok, usiamo la chiave. Oh, Jesus Christ, che cazzo di stanza di merda che c'è. Permesso? Sono l'evasore fiscale, no, scherzo. Sono quello del fisco. Perché Cristo va così a scatti? C'è un piano forte. Prizzo, ho la fottuta sensazione che dietro al quadro lì ci troveremo quello che stiamo cercando. No, quello che stiamo cercando. Cosa stiamo cercando? Il pezzo blu o il pezzo rosso? E poi arriverà un bro. E noi dove cazzo andiamo? Aspetta che accendo qualcosa qua. Oh, aspettate un attimo, mi devo soffiare il naso. Mi è arrivato un impulso, lol. No! Non ci sono più fazzoletti! Fa niente, io sono Pruitz, utilizzerò uno già usato. Ah, che schifo. Ecco qua. Satyr, ci sei? Satyr? Pronto? Satyr! What the fuck? Non sento più Satyr. Satyr, aspettate, taglio il video. Altro problema. Ah, Cristo. Rieccoci ragazzi, problema risolto. Skype ogni tanto gioca a brutti scherzi, vero Satyr? Skype è una merda. Dovremmo metterci TeamSpeak. Sto lanciando la sedia contro il lampadario. Io sto lanciando il quadro contro il lampadario. Allora, hai preso la chiave. Cosa c'è dietro questo quadro? C'è un muro da spaccare. Un muro da spaccare, credo. Ok. Credo sia un muro da spaccare. Aspetta un attimo. Ok, devi cliccarci tre volte sopra. Ok, allora. Quanto mi sembra? Quadro. Via. Tre volte sopra? Sì, devi cliccarci tre volte sopra. Muro spesso dovrebbe spaccare. Oh, si è rotto. Kenshiro. Uata! Andiamo avanti. Permesso, posso entrare? Allora. Sono l'idraulico. Volevo controllare se era tutto a posto. Ok.
Allora, Pruiz, ti informo sul da farsi. Sotto il mobiletto c'è. Sulla lanta del mobiletto? Sì. E C'è. Ti dico Cristo cosa c'è. Mitologio, dimmi. Nella lanta del mobiletto c'è solamente il coso, la scracciarina. Ma se tu guardi bene, sotto l'armadietto c'è una rotellina. Accanto ai cassetti e all'anta c'è una rotellina. Vero. Leviamo sta sedia di merda. Se tu la apri, si dovrebbe aprire quella libreria che c'è dietro di te. Ok, e arriva il bro? Boh. Lol, tu l'hai aperta? No. Adesso l'ho aperta. Sentirai. Ah, voglio la mentina. No, col cazzo. Prendo il pezzo blu e adesso dovresti scappare come un fottuto idiota. Ok. Appena prendi il pezzo blu, dovresti scappare come un fottuto idiota, sì. Ho Come vuoi. preso il pezzo blu. Rientro nel muro e corro. Rientro nel muro e corro. E corro. E corro. Pronti? Via! Rientro nel muro. Ok, veloce, veloce, veloce. Corri, idiota, corri! Corro! Ah, lì davanti! Dov'è che è? Nasconditi nel fottuto armadio! Ok. Grazie per avermelo detto. Ti è apparso il mostro? No, dov'è che ti appare? Devi continuare ad andare davanti al corridoio. Che quando è che appare più o meno? Lì, appena in bocca al corridoio. Dovresti vederlo davanti a te, giusto, giusto. Ma quale corridoio? Il primo, dici? Ah, Sì, il principale, il principale. ok. Allora lascio aperto l'armadio. Bruizza, sette gambe! Che urlo di gag ho fatto. No! Sì, Ma lo di senti? gay. No, non mi scattare adesso, chiuditi. Ok. Sono a posto. Non sento più il bro. Onda! Energeti! Io lo sento ancora. Io no. Io corro adesso. Figo Sì, l'urlo. eccomi qua all'atrio. Mi devo ancora aspettare. Aspettiamo, 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 aspettiamo. Muschietta del cazzo. No, se c'è ancora la musica ma non senti più i versi, non dovrebbe più esserci. No, no, io voglio essere sicuro. Boh, io ho guardato, non c'era, quindi. Ok, secondo pezzo blu recuperato. Ragazzi, siamo dei sfottuti geni. Forse anch'io magari se qua se ne va via. Ma sta mappa qui è incredibilmente figa. Sì, alquanto anche rom. Dai, quanto ci mette? Ecco, sento i versi. Aspetta. Vabbè, chi se ne frega, tu corri. No, Corri no. verso l'atrio. Corri Non sto ti cazzo. dovrebbe. Anche se ti insegue, fa niente. Tanto lo dovresti raggiungere prima di lui. Aspetta, adesso mi sembra che sia troppo vicino per farlo. Ok, io ti aspetto. Ok. Calma e sangue freddo. Ma no, perché non fanno la cooperativa? Lol. L'hanno fatto in. Cioè, l'hanno richiesta nella Tripwire. Cioè, nella Tripwire, che cazzo stai dicendo? Nella Frictional Game, negli forum della Frictional Game, l'hanno richiesto, la Beh, coop. però sì. Sarebbe interessante farlo in cooperativa, però. Boh, un gioco così in cooperativa non ce lo vedo. No, neanch'io, perché comunque rovinerebbe un sacco di cose. Esatto. Perché in due non fidati che non hai paura come ce l'hai da solo. Ma soprattutto, come cazzo fai a se devi nasconderti in un armadio, come fai? Appunto. Musica è andata via. Oh, Cristo Dio. Ma soprattutto poi devono fare mo il modello del giocatore. Dovrebbero Vabbè. fare un update per fare il modello del giocatore, perché non c'è il modello del giocatore. Come non c'è? Allora, Un'amnesia. cazzo, siamo dei fantasmi? Sì, c'è solo il modello della mano. Non c'è mica il modello del giocatore. Ma che merda. Lol, mano volante. Vabbè, ma mica devi vedere il modello. Cioè, non ti Lo so, ma di serve. solito in tutti gli FPS c'è un modello creato, anche se magari Lo singolo. so. Vabbè, ragazzi, allora, quindi adesso metto il pezzo blu da questa parte. Ti conviene.
Che ne sa, ci basta il tempo per fare anche l'altra anta. Beh, no, direi che per questa parte è tutto, dai. Right. Se per questa parte è Il Cristo, tutto. aspetta un attimo, mi fa mettere il coso. Oh, l'ha messo. Bravo. Perfetto. Ma ragazzi, la parte 6 è conclusa. Siamo vicinissimi a trovare l'ultimo oggetto di questo atrio, che sarà una cosa rossa. Ci troveremo nella west side, come si chiama. Nella Sarà. West, sì, nella West, boh. In quella merda, insomma, in Esatto, quell'altra e merda. guarda, io sono entrato lì per sbaglio prima e non... è più o meno uguale all'est, anzi mi E sembra che più palle. difficile. Quindi, insomma, ragazzi, alla prossima parte, da Satire Pruiz è tutto. Tutto, ragazzi. Grazie per tutte le cose belle che ci Sì, scrivete. abbiamo un fa... per il momento abbiamo un fan che ci segue, Satir. Poi magari quando caricherò questa parte ne avremo 10.000, sì, magari. Sì! LOL. Va bene, dai ragazzi, per oggi è tutto, ci sentiamo alla prossima parte. Ciao, ciao. Ciao ciao! Ma vai a cagare, elmo di merda. Ciao a tutti ragazzi, io sono Bruiz e qui in compagnia con me c'è sempre Satir. E Buongiorno a benvenuti tutti! alla parte 7, Cristo. Sì, Ci manca porca solo un puttana Eva! oggetto, un solo oggetto. E poi finiremo questa mappa, credo almeno. Un Oppure. solo penis! No, O solo scherzando. sì, non so cosa succederà, magari poi si distrugge il mondo, boh. Però insomma. Ah! No, sai cosa succederà? Sono sicuro che poi bisognerà tagliarsi le vene e buttare il sangue su quel tavolino in mezzo alla stanza dell'atrio. E poi sarà la fine del mondo. Comparirà tipo un mostro gigante finale. Oh, Vabbè, Cristo. detto questa cazzata, andiamo direttamente nella west side. Perfetto, entriamo. È No, l'ultima. West Wing si chiama, West Wing. Vabbè, cazzo me ne frega. Io non ho la Ala West, lanterna ala ovest. e fa Ala ovest, paura. vedi, ala ovest. Alla Allora. ovest. Trolala! Dai, lui ha l'ultima fatica. Cristo. Dai, dai, Io non dai, vedo dai, dai. niente. Non ho l'olio, non ho l'olio. Cristo, mio Dio. Dove andiamo? Destra o sinistra, dai. Scegli te. Andiamo a... Sinistra, c'è solo una porta, dai, andiamo a sinistra. Oh, di nuovo sta musica di... Oh, Cristo. Il No. corridoio è sempre più lungo, ma che Andiamo a cazzo? sinistra o a destra, oh. A sinistra, dove c'è... Dove è più corto a sinistra. It's stuck, ma vaffanculo. Sta, ma a cagare. Aspetta, fammi accendere la Allora, luce. dobbiamo andare a destra. Sì, ma io non ho la lanterna, Cristo. Oh, Cristo, quante porte! Andiamo a sinistra. Oddio, quanto si divide. Oh, Madonna. Che facciamo Ok, adesso? continuo ad andare dritto verso la schifezza. Oh, merda. Cazzo, Guardo la no, luce per cazzo. prendere nuova sanità mentale. Andando continuamente dritto trovi una porta che non si apre, porca di quella puttana Eva Troia. Ma che due coglioni. Andiamo in quella lì centrale. Quella lì. Quella Dove proprio. andiamo? Sai dove c'è il tappeto? Vai sempre dritto e la porta in fondo. In fondo, Sì. cazzo. Ok, va bene. Pronto? Andiamo lì. È chiusa anche questa. No, eh. Si dirama di nuovo, ma vaffanculo. LOL. No, Allora adesso. andiamo in fondo là dove ci sono due porte. Allora, dove? Adesso a No, sinistra? è a sinistra, dove ci sono due porte, non dove c'è. No, dove c'è una porta, scusa, dove c'è una porta. Appunto. Apriamo la porta, vediamo un po' che ci troviamo. Che bella stanzetta. Ma che bella stanzetta. Che bella, Con la chi è? tavola rotonda. La tavola rotonda. Abbiamo trovato la tavola rotonda, come si direbbe in Skyrim, you have founded... LOL, sono sopra il candelabro. LOL, troll, Lanciamo lo troll. sgabello! Ok, per il momento siamo sicuro, ma Apriamo la guida. porta a sinistra. Aspetta, guarda se c'è un armadio, non guardi se c'è qualcosa dentro, scusa. Io Ho già guardato, non c'è un cazzo dentro. tengo aperto, pronto Guarda per. che io sono Speedy Man! Ok, a sinistra. Sì, a sinistra. A sinistra, ma non dell'armadio, è a sinistra da dove siamo entrati. Sì, ho capito. Ok, tipo c'è un'altra stanza con un tappeto, con due Eh sì, armadi. una stanza con un grande tappeto, due armadi, due cose, un letto in fondo. E un armadio che si dovrà poi aprire. Una cosa, non un armadio, una... Devo Una porta. C'è dire. Eh sì, esatto. qualcosa da accendere qua, visto che io non ho la lanterna, Cristo di un Dio. Non c'è un cazzo da accendere.
Però anch'io sto esaurendo, ho ancora due bottiglie di olio, cioè di, cioè due bottiglie di olio, due batterie. Allora, guarda, c'è una scrivania, vediamo cosa c'è. Niente. Perfetto. Cassetti. No, non c'è niente sulla scrivania, i cassetti neanche. Ok. I cassetti vicino agli armadi neanche. Negli armadi vediamo cosa c'è. Esce fuori il mostro. Kiss me. Niente. Nel letto non c'è niente. Tutti vuoti gli armadi. Zero, non c'è un cazzo. Allora andiamo alla porta dentro la stanza, va? C'è un altro lato. Dentro la stanza ci dovrebbe essere una porta. Sì, sì, l'ho visto. Però non vedo un cazzo. Stuck! Dai, ma porca puttana Eva! Ha rotto il cazzo, eh. Adesso cosa facciamo? È rotto il cazzo. E dobbiamo trovare una... Andiamo a quella destra, no? No, bisogna trovare un coso che apra l'armadio. Che apra la... La porta? No, non la porta. Che cazzo dobbiamo trovare, scusa? La libreria, la... che apra la libreria. Perché c'è una libreria che si deve aprire. Allora, sul letto non c'è niente. Qui c'è una sedia che è quella che ho lanciato io. Oh, allora, qui non c'è niente. La cassettiera, hai guardato? Cassettiera, sì, sì, tutto, ma non c'è niente, non c'è. Ok, allora... Riguardiamo meglio, ma tanto non c'è un cazzo. Vedi, contro la sanità, non giro mal di testa, ok. Non c'è un porco Dio, non c'è un Cristo, niente. Allora dobbiamo tornare sicuramente indietro. Niente. No, non credo, aspetta. Guardiamo meglio. Secondo me sì. Guardiamo meglio. Aspetta che la mia sanità mentale è stata da puttana. Magari bisogna usare la sedia per salire da qualche parte. Sopra il letto, dici, magari. No, non credo. Forse sopra gli armadi. C'è sempre più cose. Sopra i guardaroba, ecco. Sopra i guardaroba non c'è niente, neanche sopra il letto. Ok, torniamo indietro. Ok. Dopo aver esaurito metà... Sei già andato nella stanza precedente? Sono nella stanza della tavola rotonda. Ok, aspettami. E allora andiamo nell'altra cosa, nell'altra porta. Che c'è nella tavola rotonda. Che c'è nella però stanza. Cazzo, fa molto più paura senza avere la lanterna. Madonna. Dai, una stanza lunga, cioè. No, no, odio le stanze lunghe io. E grandi anche. Permesso. Due guardaroba. Vuoi dire che usciamo e finiamo nell'altro corridoio? Sai che mi incazzo. Vuoi vedere che torniamo indietro di qua? Vai, vai, sei andato fino in fondo dove c'è quel divano lì? Sì, cosa? Sei andato fino in fondo? No, io sto esplorando nei cassetti. Ma non c'è niente, quindi non disturbarti neanche. Ah, sai cosa ho trovato? Un libro da tirare. Aspetta, allora aspettami. Lo tiro pure io. Però intanto sto... No, aspetta, oh, non tirare niente. Io sto ancora esplorando. Ok, allora aspetta. Do un'occhiata anch'io in giro se c'è qualcosa. Però niente, non c'è niente, tira pure il libro. Te lo dico subito. Aspetta, ok. Dunque, il libro da tirare dov'è che è? Sarà qui? Eccolo. Coming from another room? Oh. Bruce, forse ha aperto quella stanza là. Okay. Ha aperto... Andiamo a dare un'occhiata. La stanza con la libreria. Ok, andiamo a dare un'occhiata. Ha aperto la libreria. Sì, ha aperto la libreria, Bruce. Arrivo. Chiudiamo la porta. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. È l'ora della resa dei conti. Figa sta stanza, la stanza del tesoro. Lol, aspettami. C'è già la cosa da prendere. La cosa? Il coso. No, no, non c'è ancora, non mi sembra almeno. Che ne è? Oh cazzo, quanta roba. Ah, c'è Stefano, versione argento. Lol. Qui c'è un bel po'... Due barili, mi sa che qui sono tanti barili, mi sa che bisogna nascondersi qua. Non credo. Boh, forse sì, non lo so. Comunque c'è una chiave dentro uno scrigno, lo scrigno che trovi vicino alla porta, insomma. Sì. Prendiamo quella chiave, arriverà sicuramente, eccolo. Appena prendi la chiave viene il coso. Nascondiamoci dietro i barili. Sai, Pruz, cosa c'è? Cosa c'è? Il brute, mi sa. E come facciamo col brute? Oh oh, bisogna nascondersi. Ok, allora io intanto comincio a fare la barricata di barili. Aspetta, non c'è mica ancora il verso, sai? Boh. No, non arriva. Hai sentito che ho preso... L'hai presa la chiave, no? No. No, ah, prendila, prendila. Non arriva nessuno, non arriva.
Si sono rotte le vetrine, oddio, si sono rotte le vetrine. Davvero? Da sole? Sì, da sole. Comincia a stare, cioè, continua a stare nascosto, va. Ah no, no, non si sono rotte da sole. Aspetta, sono ancora vive. Le sto rompendo io, per esattezza. Ok. Una si è rotta da sola, però. Allora. Usciamo da questa cazzo di stanza del tesoro e vediamo cosa ci troviamo. Ok. C'è qualcosa? Sai che mi sto cagando sotto stavolta? Io anche io mi sto cagando sotto. Sei andato già in un'altra stanza? Ah, io sto già proseguendo, guarda, Pritz. Eh? Io sto già proseguendo. Ah, dove? Sono già nella stanza della tavola rotonda io. Ho preso la chiave e sono nella stanza della tavola rotonda. Ok, la chiave sei dove usata? In quella porta in fondo. Credo anch'io. Adesso allora torniamo indietro, quindi. Oddio! What? Da dov'è che viene fuori il mostro? Non arriva da nessuna parte, stava camminando là in fondo, il mostro stava camminando là in fondo. Dove? Là in fondo! Quale? Se cerchi di uscire dalla stanza della tavola rotonda. Sì. Ti si apre la porta da sola e vedi il mostro camminare in lontananza. E quindi mi sa che devi andarti a nascondere. No, perché scompare subito, cioè lo vedi camminare ma... Ho capito. Cazzo, non riesco a parlare. Ah! Oddio, l'ho visto anch'io. Ok, percorriamo il corridoio. Cazzo, io ho la sanità mentale puntino puntino. Cristo. Io ce l'ho un leggero mal di testa. Prezzo c'ho. Come faccio io adesso? C'ho puntino puntino c'ho. Sto qua ansima. Mi devo riprendere un po'. Sei vicino alla luce, riprenderti. Oddio, mi giro la testa, ragazzi, mi giro la testa. E Cristo, questo qua non si riprende dai puntino puntino. Come faccio adesso? Usa la pozione di sanità mentale. Mi giro la testa. Chiarissimo, vai, andiamo. Fottuta mappa di merda! LOL, calmati, Satyr. Comunque la porta che bisogna aprire la trovi in fondo là al corridoio dove il bro camminava. Ok, c'è il bro? No. No, non c'è. Ok. Non c'è. Ah! 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 Dov'è che è? Dimmi dov'è. I libri che girano da soli! Ah! In fondo aspetta, sarebbe la porta iniziale, no? Che non si apriva. Non è la porta iniziale che non si apriva. Oddio, arriva! Ah, in fondo, dice, al corridoio. In fondo al corridoio dove il bro camminava, ti ricordi? Dove abbiamo appena visto il bro che camminava. Ah, lì bisogna usarla. E poi, dove vado? Non vedo più niente! Una crowbar! Entri dentro e vedi che diventa il rosso schermo e incominciano a girare intorno ai libri. E dove vado? Vai a nascondermi poi, cazzo. Non devi nasconderti, apri quella cazzo di porta e trovi una stanza con la tavola rotonda. Ah. Oddio. Chiudo la porta. Poi che faccio? Prendi la crowbar. Appena Dov'è? Finisce. Dov'è? Dovrebbe stare vicino al coso, all'armadietto. No, mi sta usando la cosa. Ma dove vado? Una volta preso la crowbar devi tornare indietro, mi sa. Io ho sentito un verso, mi sto spaventando. Non so, la sanità mentale del mio giocatore sta crystal clear, ma la mia sanità mentale in realtà sta andando a puttane. Sta andando a puttane. Io basta che guardo la finestra col sole e mi riprendo. Che bella giornata, gli uccelli volano. Oh Cristo, un gatto che vola! No, scherzo, LOL. Non mi incanta, sono già uscito. Sei già uscito da proprio nell'atrium? No, no. Sei uscito dalla stanza? Sì, sì. Adesso sto percorrendo il corridoio e sto entrando nella stanza a sinistra, dove c'è di nuovo il corridoio. Ah, sì. Che stanza è questa? L'abbiamo già... Ci
ci siamo già andati in questa stanza, sì. Sì, ce n'era una chiusa però, tipo da usare, mi sa. Quando arrivi nel corridoio, vai a sinistra. C'era una stanza che diceva che non si apriva. Ti Quella voleva. bisogna aprire? Col piede di porco. Ok. Fallo prima a te perché io c'ho caga. Lol. No, Che bastardo. dai, lo facciamo insieme, ovvio. Però non vedo un cazzo. Perché qui c'è una. Usa l'acrobat, veloce. Sfonda la porta. Ok, entra dentro. Ah, prendi una acrobat che non si è mica rotta. Cazzo, la mia sanità mentale, la testa sbatte, le mani tremano. Oh, guarda la luce, guarda la luce. E apritevi, ante di merda! Perché se vado vicino alla luce non si riprende, cazzo? Cazzo, non c'è niente, ti pareva, no? Ti pareva che non ci fosse un cazzo? Figlio di puttana, figlio di puttana! Perché la mia sanità mentale rimane così, Cristo? Figlio di puttana! Vabbè, fa niente, mi sono rotto il cazzo. Sì, rimane così la sanità mentale. Dentro, dentro. Cristo, entra! Ok, Allora, qui cosa c'è? Cassetti. non mi fa entrare, Una però. chiave! Oh, cazzo, una chiave! Bruzzo, ma io non so più dove cazzo andare poi dopo. Poi ho preso sta chiave, non si sa più. Poi dove cazzo bisogna andare? Ah, esci fuori dalla porta. Devi andare C'è una sul computer. lettera. He found me. Ale, mi ha trovato, perfetto. Perfetto, Aspetta. grandissimo. Aspetta, calmati, calmati. Prima di tutto io non riesco a aprire sta cazzo di porta. Con la crowbar, devi usare la L'ho crowbar. aperta, però adesso non si apre più la porta. Bloccata, Come non si apre? mi dice. Cioè, non si riesco a aprirla. Tiro, ma non succede niente. Ma devi tirarla verso in là, non devi tirarla su di te. Ah, ok, ho usato il crowbar. Ah, ma allora non l'avevi usato il crowbar, lol. Sei un C'è trollone. un'altra stanza vuota, vero? Con tipo tutta la merda sotto. Sì. E io non ho neanche una fottuta. Cristo. E in quella stanza ci trovi l'armadietto. Cristo, il mio personaggio sta per ritornare a punto punto. No, non, no, no. Oh, cazzo, non riesco a parlare. Adesso non gli No. viene mal di testa. Perfetto. Però ascolta, Pruiz. Troverai un armadietto con dei cassetti e un'anta, come al solito. Sì. E dentro la seconda anta ci trovi. Sopra l'armadietto, intanto c'è una lettera. E nella seconda anta ci troverai Oddio, ma che. una Ah, lol. chiave. Scusa, non ti seguivo molto perché è successo un bug che tipo tremava da solo il personaggio contro il muro, lol. Ok, comunque in quei cassetti ci trovi, nella seconda anta ci trovi la chiave e mentre invece sopra ci trovi una lettera. Sì, ok. Nei Oh, cassetti. io non ho ancora preso la chiave. Ok. Allora ti aspetto. Cristo, sanità mentale che se ne va a puttane, però. Oddio, il brute! Davvero? Il brute, cazzo, no! Una volta che c'è il brutto, cosa facciamo? Non ne ho idea! Allora, fai una cosa. Quando esci dalla porta, corri sempre verso destra, in fondo. Deve esserci l'uscita. Cioè, no, deve esserci un'altra divisione. Tu devi andare sempre. Adesso non me la ricordo bene la strada. Prova a scappare così, proprio. Oh cazzo, mi sa che mi sono bloccato, oddio. Tu sei già uscito lì dalla stanza col brute, eccetera. Lol. No, non sono ancora uscito perché mi sono bloccato dentro un armadio! Ma hai preso la chiave? Sì, l'ho presa, ma sono bloccato, cazzo Dio! Nell'armadio. Sì, sono bloccato in un armadio. Perfetto. Ok. Che bellezza. Arriva il brute e ti scopa. Lol. No! Ci proverò io allora, ok? Vai, proprio se questa è la tua prima volta che mi No, ma prendi. Bruce, sono bloccato, Cristo Dio! Che devo dirti, Satir? Merda, devo fare forget e poi devo di nuovo ricaricare. No, allora ti aspetto. Madonna troia. Cazzo, sanità mentale che se ne va. Cristo il Dio. Ma perché questi bug non li rimuovono dalle mappe, Cristo? Io so, tipo, cerco di saltare su una candela. Questi momenti di tensione. Vogliamo calmarci un attimo. Che poi sono cazzi, giusto, Satir?
Ciao Candela, cosa mi racconti di bello? Wait un momento, tu come hai fatto a caricare le cose? Come posso... Allora, vai in Abduction e fai Non c'è più carica gioco. Abduction? Non c'è più Abduction, ti giuro! Ma che? Di Non nuovo c'è questo? Abduction nella lista delle cose! Ti è risparito un'altra volta. Sì! Allora, aspettate, stoppo il video che sta a tirare un altro problema. 3 3 3. Rieccoci qui ragazzi, scusate ma c'è stato un piccolo problema tecnico a Satyr, ovvero un bug del gioco. Allora io ho passato il mio autosalvataggio, così adesso siamo tutti nella merda allo stesso modo, senza lanterna e con un mostro in giro, giusto Satyr? E Giusto. adesso Però io ho il torso di un bro. lol. E Ho adesso preso dove il torso di andiamo? un bro dal letto. Vabbè, me lo porto in giro così. Lo Lol. dovessi lanciare da qualche... Perché la mia sanità mentale non va così in alto invece la tua? Dove dobbiamo andare con la chiave già? Aspetta che non vedo un cazzo. Andiamo nel corridoio lì dove c'era la candela. Ci sei lì nel corridoio? Ci sono, sì. Che è importante che non ci sia un mostro. Ecco, adesso sono saltato sulla candela. Ora la mia sanità Ah! mentale. Ah! Buongiorno ragazzi! Mi sono dimenticato di dirvelo. LOL. LOL, vabbè. LOL. Sono salito sopra Ora. Oh, alla. dimmi. No. Mercoledì devo andare. Dimmi? Cosa? Dove? No, niente. Un piccolo voce esterna mi ha detto una roba. Eccomi qua. Ah! Oh, una voce esterna! No, era mio padre, veramente. Anche questo era un rumore esterno, era quello della sedia, LOL. Allora. Ah, no, pensavo fosse un mostro. Ah! Allora. Dunque, Dove cazzo dobbiamo andare? andiamo andare. Vedi quella porta in fondo? Quella? Quella mi sa che è la porta della verità. Sì, Prima che ci arriviamo, i brute nascono come funghi. Vabbè, andiamo, prova ad andare te, lol. Io aspetto sulla va. candela. Vado io. Brute, non mi ammazzare, ti prego. No, no, non fare niente. It's stuck. No, can not use it. What? Non si può usare lì? No. Bisogna Aspetta. andare da qualche altra parte. Però non c'è il brutto in giro. Non ne sarei così sicuro. In che senso? Che non ne sarei così sicuro. Dei che brutto erano in giro. Esatto. Prova a aprire la porta invece questa qua con scritto Atrium. E scappiamo, lol. Ah, ma hai presente quella porta lì in fondo? Sai dove siamo qua? Siamo all'inizio del livello. È certo che siamo all'inizio. Ma adesso qua tipo ti ricordi quella porta in fondo alla stanza che si poteva aprire? In fondo della stanza quale stanza? Apri la porta che c'è in fondo. Questa qua, quella dopo dell'atrium. Ti ricordi che tipo c'erano diverse stanze? E Dopo poi c'è. dell'atrium? Sì, c'è la porta in fondo, insomma. Atrium è qui. Alla porta in fondo dov'è? Quella che c'è davanti al culo, Satyr. Scusa, No, qui c'è cioè. l'atrium. Allora, se io sono davanti all'atrium. Allora, ecco, bravo. Allora, mettiti con la faccia davanti all'atrium. Adesso gira a Ecco. destra. Vedi che c'è la porta. Quella si può aprire. Poi c'è un'altra stanza ancora. E poi ti ricordi che c'era in fondo c'era una porta. Qui dove si trovavano tipo l'olio, No, l'acciarino. quella non si apre mica, eh. Quella è It's Stuck. Ah, allora mi sto confondendo completamente. E non si LOL, può sì, aprire. quella sì. No. Aspetta, da qual era l'altra porta che si poteva aprire? I don't know. Vediamo un po'. Allora, dobbiamo Un ritornare in. portale, aspetta, fermo tutto. Un portale in un altro in un'altra realtà. What the fuck? Se noi prendiamo tutte quelle quattro pietre e poi ci tagliamo le vene come gli emo, dovrebbe Sì. aprire un portale in un'altra dimensione. Oddio, Oh. vabbè. Che figo. Dove possiamo uscire Comunque, vivi da sto posto? andiamo alla ricerca della porta da aprire, Ok, LOL. allora andiamo nel corridoio dove siamo venuti prima. Ti ricordi? Questo qua in mezzo. LOL, dove siamo venuti? Dopo senso, Satyr. Triplo senso, Io no, ho scherzando, paura solo che doppio senso. adesso, appena faccio un passo di là, arriva Appare il brute. Vai, prova ad andare te sì, per sì. primo. È Vai te! sicuro che... Sto andando, però non fare versi molesti. Vai te! Tanto io riprendo un po' la sanità mentale. No, no, qui non c'è un Cristo. C'è qualcosa? No, non c'è un Sei andato Cristo. in fondo la porta.
Aspetta, sono andato in quella stanza dove i libri giravano, ti ricordi? Torna indietro, torna alla stanza del tappeto. Quale stanza del tappeto, oddio? Quella dove ti ho detto adesso appare Brute. Torna al corridoio iniziale, dove c'era la stanza quella. C'è una porta. Where? Ce n'è una qua. Aspetta, dalla tua destra, da dove arrivi te. Vai avanti, c'è una porta. Ma il corridoio principale è l'atrium, dove c'è l'atrium? Sì, sai dove c'è il tappeto gigante nel corridoio principale? Sì. Insomma, dove siamo girati porta? Adesso? C'è una porta nel lato sinistro, destro. Beh, c'è una porta. A sinistra c'è la porta che già è aperta, quella l'avevamo già aperta. No, io non ce l'ho aperta. Sì, sì. Sì, sì. Ah, beh, non ce l'hai aperta perché forse non c'è. E poi dopo adesso c'è una porta bloccata con una sostanza molto. Ho scoperto dove bisogna andare, Bruce. Dove? E ciò non mi piace affatto. Dove bisogna andare? Hai presente per andare in quella stanzona dove poi abbiamo aperto la porta e si è trasformato tutto in rosso e c'erano i libri che giravano? Sì. Dall'altra parte, indietro, cioè anziché andare a destra per andare appunto in quella stanza, vai a sinistra. Ok. E c'è la stanza con la tavola rotonda, se ti ricordi. Sì. Ecco. La porta a destra. Ah. Ah no, questa è già aperta. Ah, ma Cristo, ti porta qui. Ah, ma che cazzo, però. Ragioniamoci un attimo, allora. Qual è l'unica porta? Presente dove c'è quella sostanza, quella porta con la sostanza, cioè quella porta distrutta con la sostanza rossa? Sì. Non è che magari bisogna andare là. No, la sostanza rossa bisogna scioglierla in qualche modo. Vediamo se abbiamo qualcosa nell'inventario per sciogliere. No, abbiamo un barattolo di vetro, però. Però non ci servirà. Cioè, boh. Quanto odio sta fottuta canzoncina. Silenziala, troll face. No, scherzo. No, perché non posso silenziarla, sennò silenzio tutto e poi non sento più un cazzo. Aspetta, però Dining Hall K. Ah, ma non è. Aspetta. Questa chiave qua che abbiamo preso, dobbiamo uscire da questa zona qua e andare nell'atrium. Ti ricordi che c'era un'altra porta rossa sotto le scale di là che non potevamo andarci, che si chiamava sala da pranzo? Noi abbiamo la chiave di quella. Jesus Christ. Sì, qui adesso andiamo nell'atrium. Adesso andiamo nell'atrium e c'è il Brute. Ma che cazzo. No, l'atrium è l'unico posto sicuro. Ci sei, è l'atrium. Vero, l'atrium è il posto più sicuro di tutti. Aspetta, ci sto entrando nell'atrium. Ok. Intanto, ragazzi, io mi faccio una bella soffiatina nel naso. Eccomi qua. Okay, no, adesso sto cantando la canzoncina dell'atrium. Allora ascolta me adesso, Satira. Vai dritto. Vedi quella porta di legno sotto le scale, quella dall'altra parte? Sì. Ok, andiamoci. E ci dovrebbe essere una porta che non si apre. Esatto, rossa. Cioè Dining Hall. Ho scritto bravo. E quella è la chiave che mi hanno trovato. God damn it, Dining Hall. Io odio le Dining Hall. Esatto, però io direi di mettere fine a questa settima parte perché è già durata un po'. Davvero? Sì. What the Ah, giusto, è vero, che abbiamo interrotto. Sì. Quindi ragazzi, che per bella sala. Questa settima parte è tutto. Noi ci sentiamo alla prossima parte, la ottava. E siamo verso la fine di questa mappa, credo, o verso l'inizio di una nuova. Si spera. Si spera. E quindi ci sentiamo alla prossima parte. Da Satire Pruiz è tutto. Ciao. Ciao.